Buongiorno a tutti. Oggi parliamo della storia dell'onomastico, etimologia e definizione. La parola onomastico ha origine dal greco e significa atto a denominare, ovvero relativo al nome. Si lega quindi al nome che viene attribuito ad ogni neonato e si identifica nel mondo occidentale con il giorno del calendario in cui si festeggia il santo legato al nome stesso. Le origini dell'onomastico e brevi cenni storici. Dopo l'etimologia della parola, facciamo qualche accenno alla storia di cui si trova traccia fin dai tempi dei Romani, poiché è stato Cicerone, avvocato, politico, scrittore, oratore e filosofo romano vissuto tra il 106 e il 43 avanti Cristo, ad introdurre il concetto di dies onomastica, indicando in questo modo la celebrazione del nome. Partendo proprio dalle radici storiche e dagli scritti ritrovati, abbiamo provato a ricostruire l'evoluzione della festa dell'onomastico e a contendersi il primato delle origini della festa ci sono due teorie. Da una parte ci sono gli storici che affermano che si festeggiava l'onomastico anche nell'antichità e che ai bambini veniva chiesto di comporre poesie per il festeggiato. D'altra parte c'è chi parla di una festa comune a quasi tutte le culture, ovvero la celebrazione del proprio nome che ricorre solitamente ogni anno e porta con sé il ricordo della nascita. Qualcuno direbbe che esiste il compleanno, è vero, ma nella vita di ognuno esiste una fase che intercorre tra la nascita e il primo compleanno. In quell'anno, in realtà, a ricordare il nuovo arrivato o la nuova arrivata c'è solo il nome. In tal senso, il compleanno aggiunge la data, mentre è nel nome che risiede il contenuto di ciò che si festeggia. Studi storici affermano che l'onomastico venne festeggiato sin dal Medioevo come importante tradizione per tutti i paesi di fede cattolica e ortodossa, e per un certo tempo anche per quelli di fede protestante, come in Inghilterra o in paesi scandinavi. La tradizione dell'onomastico. La tradizione di celebrare il santo e martire attraverso il suo nome arriva dal Medioevo. La Chiesa ha conservato tutti i nomi nel martirologio romano, che racchiude date di nascita e di morte anche dei santi e dei beati, non solo chi si è immolato per la sua fede. Nel martirologio, ad accompagnare il nome dei santi, sono presenti alcune note con informazioni sul luogo di morte, la qualifica specifica, il titolo, l'attività e il carisma. L'ultima revisione del martirologio risale al 2001. Possiamo capire l'importanza del nome ripercorrendo quella che è stata la storia del popolo di Israele. Leggendo la Bibbia ci si accorge fin da subito che Dio cambiava il nome alle persone perché in questo modo indicava per ognuno la missione nella vita terrena. Un esempio, inoltre, è quello di Simone diventato Pietro. In questo caso è stato lo stesso Gesù a nominarlo tale. Con il passare del tempo la festa si è sempre più cristianizzata e oggi si festeggia proprio onomastico il giorno della festa del santo che porta lo stesso nome. Non è un caso che la persona festeggi la ricorrenza proprio tale giorno, così come è usuale che le famiglie scelgano il nome anche in base alla figura del santo protettore. Il nome del bambino è un vero e proprio biglietto da visita che lo rappresenterà anche negli anni a venire. Per questo, i genitori, quando si avvicina al momento della scelta, incrociano diverse informazioni sulla rosa di nomi selezionata, oltre al suo significato, soprattutto se si tratta di nomi rari e italiani che si portano con sé una simbologia importante. Molto spesso si documentano anche sulla vita del santo, su quando si celebra l'onomastico. Soprattutto nel sud Italia, l'onomastico è una ricorrenza molto sentita, spesso più del compleanno stesso, e questo, antropologicamente, dipende dal forte senso religioso che, soprattutto in passato, permeava le regioni meridionali, la devozione nei confronti di santi che sostenevano con la loro presenza silenziosa la vita nei campi o familiare.
proprio per ringraziare e ingraziarsi questi santi si sceglieva un nome che potesse celebrarlo, oppure più semplicemente si dava al bambino il nome del santo che compariva sul calendario nel giorno della sua nascita. In ogni caso, l'onomastico è una ricorrenza cattolica, fortemente radicata in alcune famiglie o in alcune città, in cui ad esempio si celebra in modo solenne un santo, ad esempio San Gennaro a Napoli o Sant'Ambrogio a Milano. Prima che prendessero piede i festeggiamenti per il compleanno, era l'onomastico a celebrare più importante nella vita di un individuo. Si riteneva infatti che il santo di cui si portava il nome potesse essere di ispirazione ed esempio alla persona, oltre che diventarne in questo modo il patrono. L'importanza dell'onomastico per la cultura italiana. Il breve racconto seguente può dare un'indicazione su quanto sia ancora importante e sentita la ricorrenza dell'onomastico ai giorni d'oggi. Napoli. È il 12 novembre, sono le 8:30 e mi ritrovo a fronteggiare un freddo glaciale, immerso nel più caldo dei piumoni a mia disposizione e disperso nei sogni mattutini. «Drin, Drin!» suona il telefono. «Ciao, sono la nonna. Volevo farti tanti auguri di buon onomastico». «Ah, già, dimenticavo che oggi fosse il mio onomastico. Grazie per avermelo ricordato, nonna». Sono anni che la stessa scena si ripete e di sicuro la mia non è l'unica casa in cui accade. Da quando sto vivendo Napoli in maniera più costante, sto assaporando tutti i profumi e i sapori delle antiche tradizioni oramai decadute da tempo nella maggior parte d'Italia. A Roma, ad esempio, la ricorrenza dell'onomastico è quasi scomparsa del tutto. Nessuno lo ricorda, né tantomeno lo festeggia, per non parlare del Nord Italia. La celebrazione tradizionale oggi in Italia sta letteralmente scomparendo. Sarà che nel nostro paese c'è ben poco da festeggiare da almeno 20 anni. Sarà che il distacco delle tradizioni culturali antiche è sempre più netto. Ma è il caso di dire che lo stivale ha sotterrato definitivamente la ricorrenza dell'onomastico e con essa secoli di cultura e tradizioni. Ma a Napoli no, è sempre festa, un'occasione per ritrovarsi, per festeggiare e scambiare dei regali, un modo per fare ammuina, come si dice in dialetto, e noi napoletani sappiamo bene come farlo. E sono soldi da spendere se per caso dovessi chiamarti Giuseppe o Gennaro. Le nostre care nonne ci narrano che tipica era l'usanza di preparare del cioccolato caldo il giorno dell'onomastico e servirlo a tutti coloro che venivano in casa a porgere gli auguri. Usanza però che ancora oggi permane, soprattutto nelle province del napoletano. Almeno un giorno all'anno, dunque, è d'obbligo essere santi. Ma perché a Napoli è così sentita questa ricorrenza? La risposta è semplice. La scelta dei nomi per i figli appena nati qui è un affare di Stato. Si interpellano antenati, si divorzia in caso di mancato accordo, si chiamano in causa avvocati, si consultano libri dei nonni, suoceri e zii, patroni e santi protettori. Come potrebbe dunque non essere importante sentita la ricorrenza del nome? E se per caso un destino beffardo e dei genitori con poco gusto dovessero affidare un nome a despoto, cioè che non coincida con nessun santo riconosciuto dalla Chiesa, nessun problema, ci penserà il 1 novembre a donare agli sfortunati la festività, perché a Napoli anche il nome più arzigogolato deve poter festeggiare. A quanto pare, però, al di fuori dell'Italia ci sono altre realtà simili a quella campana. In Canada, ad esempio, è molto sentita la festività di San Giuseppe. Nelle scuole il festeggiato distribuisce dolcetti e caramelle, mentre a casa si brinda addirittura con torte e spumante. Insomma, che vi piaccia o no, ogni giorno tirate giù il calendario e verificate che non dobbiate indossare l'aureola prima di uscire di casa. Perché potreste essere santi e non saperlo nemmeno. Curiosità. Non tutti i nomi hanno una corrispondenza ad un santo sul calendario. Per questo motivo, nel caso in cui non possiate collegare un nome a un santo o a un beato, questo si finisce a despoto.
Una tradizione della Chiesa vuole che il 1 novembre, il giorno di ogni santi, si celebri l'onomastico di tutte le persone con nomi adespoti. Ne citiamo alcuni tra i più frequentemente usati: Ambra, Ascanio, Cinzia, Debora, Delia, Elettra, Giada, Gloria, Ileana, Liliana, Marica, Mirko, Ornella, Vanessa. Un paese che dona particolare importanza alla solennità dell'onomastico è la Slovacchia. Fino a poco tempo fa era infatti obbligatorio che i genitori scegliessero per i propri figli un nome che fosse contenuto nel calendario slovacco degli onomastici. Anche se questa norma è stata di recente abolita, ancora oggi viene comunque seguita per tradizione. Gli onomastici in Bulgaria sono associati con celebrazioni orientali bulgaro-ortodosse. Alcuni nomi possono essere celebrati in più giorni. Gli onomastici in Bulgaria sono altrettanto importanti ed ampiamente celebrati come i compleanni. La tradizione bulgara vuole che chiunque sia il benvenuto il giorno dell'onomastico. Non è obbligatorio invitare gli ospiti. Dove ricercare il tuo onomastico? Per secoli l'onomastico ha avuto un alto valore negli ambienti cattolici. Alcune famiglie festeggiano ancora l'anniversario del proprio patrono come un secondo compleanno, ma non tutti sanno quando è il loro onomastico. Come si determina il vostro onomastico? Che significato ha questo giorno? E quando lo festeggiate, se ci sono più santi o angeli con lo stesso nome? Avete diverse possibilità per determinare il vostro santo patrono. Potete trovare informazioni su questo argomento sul sito internet della vostra diocesi. Naturalmente è anche possibile utilizzare una semplice ricerca su internet come Tommaso il patrono per trovare il vostro santo personale e saperne di più. Su internet ci sono anche numerosi siti web in cui basta inserire il proprio nome e vi forniranno informazioni sul santo associato al vostro nome o quando si festeggia l'onomastico.